418 corse aggiuntive dei bus, 120 mezzi noleggiati dai privati, 9 corse aggiuntive di Trenitalia e altre 8 delle ferrovie Udine-Cividale. Infine 41 steward volontari della Protezione Civile a vigilare il comportamento corretto dei ragazzi. Un piano dettagliato, quello messo a punto dai prefetti del Friuli Venezia Giulia durante le feste di Natale, hanno lavorato non stop per la ripartenza della scuola superiore in presenza. A coordinare le prefetture e a partecipare alle videoconferenze nazionali il prefetto di Trieste, Valerio Valenti, che dice tutto il possibile per riaprire le scuole superiori il 7 gennaio era stato fatto. E cos'è andato storto allora? Una decisione, diciamo, che credo prescinda dall'aspetto tecnico, è una decisione che nasce da una valutazione sanitaria dell'andamento della pandemia che non compete a me commentare, quindi diciamo la Regione avrà avuto sicuramente i suoi motivi per adottare una decisione del genere. Il presidente della Regione Massimiliano Fedriga, dalle pagine del Corriere della Sera, rivendica la scelta di posticipare a febbraio. L'Istituto Superiore di Sanità ha detto che la riapertura poteva determinare un'ondata epidemica non contenibile. Abbiamo agito con responsabilità, ha detto Fedriga al Corriere. Eppure il malessere contro la chiusura è concreto. Manifestazioni oggi in tutta Italia. A Trieste il Comitato Priorità alla Scuola torna a protestare sabato prossimo ore 11 in Piazza Unità e ha scritto una lettera ai presidi degli istituti chiedendo di prendere posizione. Al prefetto chiediamo se era possibile dilazionare ulteriormente gli ingressi a scuola spalmandoli anche il pomeriggio. Inizialmente è stato fatto, ci si è resi conto che la soluzione migliore era quella invece di differenziare i turni tra le 8 e le 9 e credo che questo possa essere utilizzato in futuro. Eppure ricorda quando nel 68 a 10 anni nella sua Trapani per 6 mesi andò a scuola il pomeriggio a causa del terremoto o quando da prefetto a Bolzano vedeva i ragazzini della scuola tedesca iniziare le lezioni alle 7 del mattino. Spera che riparta la scuola? Sinceramente sì.